Oggi vi presento il nostro F30 Dynamic XL lunga 6 metri utile interno, sistema di sospensione abbassabile bra che rende indipendenti gli assi rispetto a un rimorchio con un sistema convenzionale, e in questo caso abbiamo anche i cerchi in lega, il doppio portellone laterale ed alcuni optional interni come il portagomme e le piattaforme perforate che adesso vi faccio vedere. Cominciamo ad aprire il rimorchio. Totalmente abbiamo una chiusura a rotazione. Apriamo. Estraiamo il telecomando del sistema bra con cui possiamo fare abbassare il rimorchio. Il rimorchio si abbassa fino ad appoggiarsi con le ruote posteriori. Continuiamo ad aprire il portellone laterale. E la rampa posteriore ammortizzata. Anche questa. In questo caso il rimorchio è accessoriato con le piattaforme forate, ove si possono montare i tappi fermaruota, che sono questi, regolabili in diverse posizioni. È possibile montarli anche posteriormente e vengono usati soprattutto per un sistema professionale di carico, quindi per trasportatori professionali. Questa è una variante lunga quasi 6 metri utile interna, e quindi molto lunga, spesso e volentieri viene usata nel motorsport, che serve a caricare la vettura sul posteriore e mantenere nella zona anteriore un portagomme ed altro spazio per caricare le varie cassettiere, generatori eccetera eccetera che può servire in campo gara. Questo è il portagomme standard. C'è anche la versione plus per il veicolo più alto, dove ci stanno due file di gomme. In questo caso ci sta una fila di gomme con tutti i diametri, quindi in base al posizionamento delle aste possiamo montare le gomme di diametro diverso. Abbiamo un vericello elettrico da 4500 libbre con il telecomando remoto a distanza, un led interno che è azionabile col suo interruttore quando apriamo la zona anteriore, abbiamo caricato la vettura e siamo già pronti a legarla. I fori che abbiamo sul perimetro della pedana sono atti a legare le cinghie, quindi possono essere sempre lasciate in questo punto qui. Molto agevolmente si fa questa operazione qua e si va a bloccare direttamente la vettura sulla ruota, quindi lasciando la macchina libera di muoversi, non andando a stressare gli ammortizzatori e le sospensioni.